Parliamo dell'aeroporto Colombo perché voi avete parecchi interessi in gioco. Da circa una settimana, all'inizio di questo 2024, ha iniziato la propria operatività GOAS, una società che gestisce il traffico cargo dell'aeroporto di Genova. È vero? Esattamente, una società che si è prefissa di riqualificare il traffic aviation relativo all'aeroporto di Genova, così come l'integrazione della movimentazione delle merci, sia fisica che digitale, per quanto riguarda l'area portuale, l'area aeroportuale e così via. Diciamo che questa è un'iniziativa che nasce nel 2019. Da 20 associati di Spediporto e quindi Spediporto, come dicevamo, mettendo a fattor comune esperienze, professionalità e competenze, oltre a un network molto importante su scala mondiale di questi gruppi che cubano comunque 730 dipendenti Sono e 21 sono 21 aziende. aziende, inclusa Spediporto, certo. Adesso si parla del futuro dell'aeroporto, c'è stata una manifestazione di interesse, 5 gruppi hanno risposto, servirà una gara per vedere chi potrà entrare nell'azionariato dell'aeroporto Colombo e poi nel 2029 scade la concessione, quindi ci vorrà un'altra gara per decidere chi gestirà in futuro. Intanto la parte cargo merci dell'aeroporto è molto residuale oggi rispetto ai passeggeri. Cioè, c'è poco traffico merci. C'è poco traffico merci e passeggeri. Ora, in questa manifestazione di interesse, che ne deriva secondo me anche dal dinamismo del presidente Lavarello e della sua squadra, di aver coinvolto insieme chiaramente all'amministrazione e alle istituzioni che finalmente vedono il nostro aeroporto come un punto importante, perché l'aeroporto è determinante per la vita di una città, sia per i flussi di mobilità che per le attività economiche connesse. E ha permesso la manifestazione di 5 grandi gruppi, quindi presenteranno un piano industriale e su questo si lavorerà. Per noi diventa determinante perché effettivamente questa operazione che dicevo prima abbiamo iniziato nel 2019 e all'inizio ci hanno dato quasi dei coraggiosi, degli spavaldi e alle volte dei visionari perché si voleva vedere questo aeroporto come un ricovero di contenitori. Quando riteniamo che un porto come Genova, che insomma, muove, è il porto numero uno, non per transshipment, ma muove 2,5 milioni di contenitori, voglio dire, non può non avere un aeroporto che funzioni e che sfrutti quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità del territorio, specialmente legate alla blue economy. Per cui tutto quello che ci sta dietro, un aeroporto visto in un contesto globale che prevederà una ristrutturazione di tutte le infrastrutture, sia fisiche che digitali, anche con l'avvento dei cavi sottomarini, ci sarà effettivamente con l'atterraggio dei cavi sottomarini, ci sarà l'opportunità effettivamente di creare una città sempre più smart, per cui anche l'aeroporto connesso a delle logiche digitali che porteranno solo dei vantaggi. Quindi per voi è positivo il fatto che entri un nuovo socio privato? Per noi è assolutamente positivo e ci permetterà anche in funzione di quello che sono i business plan che loro presenteranno. Diciamo che i nomi li conosciamo tutti, che possa essere il gruppo Carnival con Mickey Harrison, che possa essere MSC con Aponte, che come vediamo sta facendo cose straordinarie, oppure Spinelli con APAG, cioè tutti hanno delle opportunità effettivamente sia dal punto di vista del flusso di mobilità per le crociere e automaticamente viene avvantaggiata la merce. Il fatto che la concessione scada nel 2029, secondo lei è un handicap oppure può essere sfruttato comunque come un'opportunità il fatto di entrare prima della scadenza della concessione per pochi anni? Io la vedo come un'opportunità, perché intanto ci muoviamo, creiamo un gruppo coeso, solido. Noi lo vediamo oggi abbiamo iniziato la nostra attività su Ghost a 10 giorni. Effettivamente lo startup è sempre complicato, anche perché stiamo andando contro una serie a un'organizzazione che deve essere costruita pian piano, perché ci vogliono tutti i tempi. Dal 2024 al 2029 io penso che il gruppo insieme all'investitore privato possa consolidare effettivamente una realtà sistemica che poi possa
affrontare la gara, ma avere già la consapevolezza in città di avere un gruppo forte che ha già dimostrato di poter far decollare il nostro aeroporto. Per chiudere oggi, spesso le merci, paradossalmente, anche se partono da Genova, scelgono gli aeroporti lombardi o addirittura l'aeroporto di Nizza. Pensiamo ad esempio al mercato dei fiori del ponente della Liguria, che spesso scelgono Nizza, peraltro aeroporto gestito da Aeroporti di Roma, che è anche al 15% all'interno dell'aeroporto Colombo. Questo deve cambiare, questo immagino a cui voi mirate. Allora, noi miriamo intanto a recuperare tutti quei volumi di traffico che però via regioni sono state spostate su altri scali. Altri scali che oggi comunque si trovano in difficoltà, perché se vediamo quello che succede a Malpensa, voglio dire, negli altri aeroporti, ci fa capire quanto oggi uno scalo come quello di Genova, anche se uno scalo di prima fascia, e se considerato periferico, possa essere di aiuto alle altre piattaforme per cercare di recuperare quei volumi di traffico che purtroppo sono andati via. Da parte nostra, noi dobbiamo permettere anche agli associati, voglio dire, della nostra regione, di avere l'opportunità di avere un aeroporto che funziona, che sia collegato, magari non inizialmente con l'arrivo di aeromobili, perché in questo ci auguriamo e speriamo che l'operazione portata avanti dal presidente Lavarello col coinvolgimento di altri partner industriali ci porti presto anche degli aeromobili, però noi possiamo operare tramite i voli gommati, quindi collegarci a tutti i principali gateway di riferimento, interessando chiaramente le compagnie e spingendo specialmente sul traffico di import. Per voli gommati cosa vuol dire? Scusi, abbia pazienza, sono quei collegamenti che sono schedulati come voli veri e propri, ma dove le merci vengono spostate da un aeroporto ad un altro, dove, Via camion. via camion, dove esiste poi la connessione, il concarico per consegnare le merci al gateway di riferimento, che può essere Francoforte per Lufthansa, Parigi, Charles de Gaulle per Air France e così via. Grazie. Grazie, grazie a lei.